Mattinata a Vico Pisano del presidente Eugenio Giani, sopralluogo alla botte sotto l'Arno di San Giovanni alla Vena. Grazie ad un gommone dei vigili del fuoco, il presidente ha visitato la secolare e bellissima opera idraulica costruita dal Granduca Leopoldo e che permette alle acque di bypassare il fiume Arno. L'opera, dopo quasi 150 anni, è ancora perfettamente funzionante. Quella che era allora un'opera idraulica unica in Europa, perché il principio era quello che l'Arno, che nel corso dei secoli, dal Pliocene in poi, si è creato non solo un alveo, ma se l'è creato rialzato, perché portando detriti e materiale ha creato qua una sorta di stecca che sta nella pianura e quindi fa da diga. E sempre a Vico Pisano la seconda tappa è per il taglio del nastro dopo il restauro, il recupero funzionale e la messa in sicurezza del camminamento e della torre del soccorso, facenti parte del complesso monumentale della Rocca, frutto del genio di Filippo Brunelleschi. Questo imponente intervento è stato realizzato dal Comune con il contributo della Regione Toscana, grazie alla legge regionale sulle città murate. La Regione ha stanziato 120.000 euro. Un'altra perla che si aggiunge a ciò che da un punto di vista del patrimonio artistico e culturale rappresenta la Toscana. Io puoi pensare che qui dove stiamo camminando Leonardo da Vinci concepiva come far bypassare all'acqua quello che era il corso dell'Arno. E insomma mi sembra di rivivere 500 anni fa lo spirito del genio dell'umanità. E oggi Vico Pisano, che nel Salone dei 500 a Firenze è indicata fra i 42 pannelli voluti da Cosimo, ovvero fra le realtà fondamentali su cui si è sviluppata la storia della civiltà toscana, possa essere a tutti consentito di passeggiare, di vedere, di scoprire questi angoli. È insomma un'emozione, perché qui dalle parole si passa ai fatti, a azioni di buon governo.